Credo che questa è l'idea del nostro Presidente, un'idea che esula dal non collaborare con le altre società, anzi è la nostra mission, magari più impegnativa forse da un punto di vista delle energie, è proprio quella di riprendere al massimo la collaborazione con tutte le realtà che ci sono, per fare in modo che si sentano tutti protagonisti e in sinergia per cercare di allargare questo bacino d'utenza che purtroppo di per sé è piccolo. Bisognerà rilavorare benissimo con i ragazzi di 12, 13, 14 anni, a questo lavoro dovranno partecipare quasi tutte le realtà che possibilmente hanno voglia in sinergia di fare in modo che si possa allargare il bacino d'utenza, e poi toccherà a me e ai miei formatori cercare di essere più competenti, di avere più conoscenze, avere più voglia, più passione per trasmettere ai nostri ragazzi più conoscenze possibili in maniera di accorciare questi tempi. Prime settimane di lavoro con il settore giovanile del Teramo, che idee ti sei fatto? E il centro sportivo comunque rimane uno degli obiettivi principali, insomma. Assolutamente sì, io in conferenza stampa dissi di essere stato sorpreso non solo dall'entusiasmo del Presidente ma anche dalla concretezza, perché noto che è molto rapido tra pensare e realizzare, lo vedo molto concreto, molto rapido, e questa è una caratteristica che lo distingue da tante altre persone. Sono certo che anche per quanto riguarda il centro sportivo lui non si è esposto, ma credo che da qui a breve, quando dico breve spero non dico alla fine della prossima stagione ma subito dopo, ne potremo usufruire, perché abbiamo bisogno assolutamente di cambi e di strutture, perché per il settore giovanile almeno tre campi, al di là di un discorso eventuale di scuola calcio, almeno tre campi saranno necessari. Pian piano speriamo di arrivarci, nel frattempo faremo di necessità virtù, cercando di organizzarci al meglio, attingendo per l'organizzazione proprio all'esperienza. Io mi spoglierò almeno un paio di volte alla settimana, perché la mia è una figura versatile, che in questo momento per provare a riorganizzarci al meglio sto cercando di distribuire le mie energie soprattutto alla parte organizzativa, ma essendo allenatore da sempre e quindi in un paio di giorni alla settimana sarò sul campo per dare manforte ai miei collaboratori, ripeto, per cercare di accorciare i tempi e di migliorare il più possibile i nostri ragazzi.